All'edizione 2024 del premio Ischia Internazionale di Giornalismo c'è spazio anche per la comunicazione sostenibile, per la sostenibilità, un tema che ormai rimbalza tanto, ma in termini di sensibilità realmente a che punto siamo? Beh, stiamo crescendo tanto, in questi giorni ci sono gli europei di calcio, sono gli europei di calcio più sostenibili della storia, non si è mai fatto un grande evento con la riduzione delle emissioni come quella che stanno facendo in Germania, tra 3 settimane partono le Olimpiadi di Parigi e dove tutta la scommessa organizzativa è sulla sostenibilità, la sostenibilità è la grande sfida che abbiamo davanti come umanità, non abbiamo tanto tempo, ce l'abbiamo ancora un po' ma non abbiamo tanto per vincerla e la comunicazione è fondamentale, perché è una partita che si vince grazie alle imprese che devono cambiare il modo di produrre beni e servizi e si fa in base ai consumatori, quindi siamo noi cittadini che dobbiamo cambiare comportamenti ed adeguarci, quindi è fondamentale comunicare l'urgenza ma anche l'opportunità di questa sfida, perché come dice spesso anche il Papa è una sfida bellissima. Intimamente quanto è ottimista e quanto è preoccupato? Ma io purtroppo sono nato ottimista, quindi credo sempre che le cose, credo nei finali delle favole, dopodiché sono preoccupato perché i dati sono brutti, perché continuiamo a venire dai mesi più caldi della storia, tutti i mesi continuano ad essere i mesi più caldi, noi per esempio questo mese in Italia ce ne siamo accorti di meno perché è stato in Italia un po' meno caldo, ma è stato nel mondo insopportabile, questo porta problemi nell'agricoltura, nella vita delle persone, gli anziani non ce la possono fare a 40, 50 gradi, l'aumento delle morti è stato enorme, quindi sono preoccupato ovviamente sì, però vedo che c'è una maggiore presa di consapevolezza e questo mi fa pensare che ce la possiamo ancora fare. 45 anni di premio Ischia, il suo pensiero su questa manifestazione? Guarda, io sono tornato dopo 6 anni fa ero di passaggio in giuria e mi ha fatto piacere vedere fuori dell'hotel dove si svolge il premio una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. La forza di questo premio anche nell'essersi adeguato ai tempi che cambiano, essere stato un posto dove raccontare la contemporaneità.